Sono partiti i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale in via Archimede. Dopo i continui incidenti e le proteste dei cittadini, finalmente qualcosa si muove. Questa mattina il consigliere della terza circoscrizione e presidente della commissione sicurezza Andrea Croce ci aveva accompagnato con alcuni residenti del quartiere in via Archimede per segnalare le molteplici problematiche legate alla viabilità e raccogliere suggerimenti di chi in quella via ci vive e ci lavora. Gli incidenti, soprattutto in questo incrocio, nel incrocio successivo, quello che collega la chiesa di Borgo Nuovo con il supermercato Esselunga, è il punto più critico. Purtroppo abbiamo problemi di segnaletica stradale coperta dagli alberi. Chiediamo, se è possibile, dal nuovo codice della strada, che venga messo uno stop invece di un dare alla precedente, così la gente si deve fermare, e chiediamo che vengano adoperate tutte le cose possibili per fermare questo stilicidio di incidenti e di problemi per la popolazione del quartiere.